Sì, ci sono due ordini di preoccupazione, Roberto, perché da un lato ci sono le preoccupazioni per l'inchiesta della magistratura che ha messo nel registro degli indagati anche il presidente Bruno Ferrante, che sappiamo è diventato presidente soltanto a luglio, ma che viene accusato di una serie di reati ambientali e anche, ricordiamo appunto che Ferrante è anche un ex prefetto, viene accusato di aver avuto un ruolo in quella mancanza di sicurezza che ha portato anche alla morte di tre operai. E siccome questo riguarda anche altri dirigenti dell'azienda, ieri c'è stata la rivolta dei caschi bianchi e 30 si sono dimessi, hanno detto che manterranno gli impianti in funzione, ma si dimettono da quelli che sono i loro incarichi ufficiali. Teniamo presente che sono uomini in tuta, ma sono quasi tutti ingegneri questi caschi bianchi. Secondo quella che è l'organizzazione aziendale, anche gli ingegneri qui vestono la tuta e stanno insieme agli operai nella cura degli impianti, ma appunto vengono distinti da questo casco bianco che ne indica la qualifica dirigenziale. Sono queste 30 persone che ieri hanno dato le dimissioni. Dall'altro c'è una grande preoccupazione da parte sia dell'ILVA, ma soprattutto della cittadinanza, delle 20.000 persone che in un modo o nell'altro vivono grazie a questo stabilimento, non solo in provincia di Taranto, perché stava partendo un piano per 4 miliardi di euro con delle garanzie bancarie che le banche hanno immediatamente bloccato. Tenete presente che dal momento del sequestro, per esempio, le carte di credito aziendali sono ferme, le macchine sono sotto sequestro e non possono neppure fare benzina, quindi sostanzialmente c'è il rischio che addirittura non si possa provvedere al gasolio e che alcuni stabilimenti, non questo di Taranto, debbano chiudere entro 3-4 giorni perché non sono in grado di rifornirsi per il gasolio. A tutto questo devono dare le risposte. E poi c'è un altro ordine importantissimo di preoccupazione: il garante per l'attuazione dell'AIA, il Vitaliano Esposito, che è l'ex procuratore generale della Cassazione, che è stato insediato dal passato Consiglio dei Ministri in questo importante incarico, ha detto chiaramente che ci sono stati dei ritardi, che non sono state rispettate quelle che erano le indicazioni dell'AIA, che ci sono almeno 10 punti in cui l'ILVA non ha rispettato questo tipo di prescrizioni. D'altra parte basta guardare anche nelle immagini che noi vi stiamo mandando quelle che sono le condizioni dell'azienda, soprattutto le condizioni dei nastri trasportatori. E Vitaliano Esposito ha denunciato anche un altro fatto, che praticamente sui nastri trasportatori è stata data sostanzialmente, di fatto con un silenzio assenso, la possibilità di derogare quantomeno per i prossimi tempi al rinnovamento. La preoccupazione dei sindacati è forte, perché questo vuol dire che non ci sarà l'ambientalizzazione, ma c'è il rischio che non ci sia neppure l'ammodernamento dello stabilimento. Questo significherebbe bloccare tutto, e se le banche dovessero chiudere, come oggi l'autorevole Sole 24 Ore preannunciava, dovessero chiudere i rubinetti della borsa e questo piano industriale che dovrebbe avvalersi di questo investimento con molti fidi di banche importanti italiane per 4 miliardi dovesse rimanere bloccato, non ci sarà nessuna possibilità. La proposta da parte della politica, di cui si discuterà oggi anche a Roma, è questa: separare i destini della famiglia Riva, inquisita, sulla quale anche la Cassazione ieri si è pronunciata, ha detto che devono restare gli arresti domiciliari come era stato stabilito dai giudici di Taranto, separare definitivamente i destini della famiglia Riva da quelli dello stabilimento di Taranto e da tutta l'ILVA, che ha stabilimenti in Italia e che da lavorare ad almeno 40.000 persone. Grazie a Pino Finocchiaro per tutti questi aggiornamenti. Ora andiamo in